Astoria, che è una serie che la Marshall ha voluto realizzare per, diciamo, affacciarsi al mondo di questo look eccentrico della boutique, no? L'amplificatore della boutique, infatti, come vedete, sono molto diversi nell'appeal da quello che sono i soliti Marshall. Ha voluto la Marshall mettere insieme la tradizione dedicata ai puristi del suono, del vero e proprio suono e tono vintage, ma anche Marshall, che però hanno bisogno di queste caratteristiche contemporanee che si aspettano di avere da un amplificatore di un certo livello di questi tempi. Infatti la serie Astoria è questo connubio tra il suono purista, il suono quello che salva il tono vintage per gli amanti di questi suoni degli anni 60, anni 70, questo pulito, perfetto, e a quelli che, come ho detto prima, cercano di avere anche la comodità di qualche caratteristica in più nell'amplificatore. Infatti tutti gli amplificatori Astoria, che si dividono in tre categorie, il Classic, il Custom e il Dual, sono tre modelli. Quindi il Classic è, lo notate per la colorazione verde, il Custom è rosso e il blu è il Dual, che è un po' più moderno, il Dual è già due canali più moderno. In versione combo 30 watt 1x12 o testata 30 watt con la cassa 1x12 in abbinata, sempre parlo di colore. E montano questo sistema di circuitazione turret che permette di fare il point to point sopra il circuito stampato, quindi permette a questo, alla tecnologia moderna di coesistere con il point to point. Thank you.
ovviamente se vuoi un suono jazz devi toglierci un po' di treble e lasciarmi più basso e medio e suonare anche più morbidamente, no?